In apertura parliamo di sigarette elettroniche perché ci sarebbe una prima vittima in Illinois. Aveva contratto una malattia respiratoria legata all'uso delle sigarette elettroniche, lo ha reso noto il Dipartimento di Sanità Pubblica dello Stato. L'identità della vittima e la data del decesso non sono però state rese note. Francesco Cognetti, oncologo, direttore di oncologia medica dell'Istituto Nazionale Tumore Regina Elena e presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro, esprime perplessità sull'attribuzione di una correlazione in un singolo caso di malattia letale ai polmoni all'uso delle sigarette elettroniche e invita alla cautela rispetto all'annuncio di una prima vittima da eSig. Ci sono diversi tipi, ricorda Cognetti, di malattie ai polmoni ed è difficile attribuire una correlazione all'uso di eSig in un unico caso. E rimaniamo negli Stati Uniti perché il Wall Street Journal scopre su Amazon 4.152 prodotti a rischio. Sul sito Amazon sono in vendita centinaia di migliaia di prodotti a rischio, lo scrive il Wall Street Journal dopo una sua indagine dalla quale emerge che vi sono 4.152 prodotti vietati, etichettati in modo ingannevole o dichiarati pericolosi dalle autorità federali. Tra questi almeno 2.000 indicati come giocattoli o medicine, sono privi delle avvertenze sui rischi per la salute dei bambini. Tutte sono merci che i negozianti al dettaglio sono costretti a togliere dai loro scaffali. Il Wall Street Journal ha identificato almeno 157 prodotti che Amazon aveva detto di aver bandito, inclusi materassi che secondo la Food and Drug Administration possono soffocare i neonati. Il giornale ha commissionato test su 10 articoli per bambini acquistati su Amazon. 4 non hanno superato i test basati su standard federali, compreso uno con livelli di piombo superiore ai limiti consentiti. Dopo che il Wall Street Journal ha segnalato l'esito della sua indagine alla società di Jeff Bezos, il 57% degli articoli sono stati tolti o le loro etichette sono state modificate. La sicurezza è una priorità per Amazon, ha assicurato un portavoce, spiegando che la compagnia usa strumenti automatici che scannerizzano centinaia di milioni di oggetti ogni minuto per bloccare quelli sospetti. Nel 2018 ne sono stati scoperti 3 milioni. Svelato come comunicano in gravidanza le cellule di mamma e feto. È misterioso e affascinante il modo in cui durante la gravidanza le cellule della mamma e quelle del feto comunicano. A svelare alcuni dei segreti di questa forma di scambio continuo è un nuovo studio guidato dalla University of Texas Medical Branch a Galveston. Durante la gravidanza, spiega Ramkumar Menon, autore senior dello studio, vi è una comunicazione costante tra cellule materne e fetali utilizzando sacche piene di sostanze chimiche chiamate esosomi. Alcune ricerche hanno dimostrato che gli esosomi fetali segnalano al corpo della madre che gli organi sono completamente maturati, il che innesca il travaglio e il processo che porta al parto. Il prossimo passo sarà quello di testare un nuovo approccio nel trattamento delle nascite pretermine. Verificheremo, dichiara Menon, l'utilità di farmaci racchiusi in esosomi che possono potenzialmente attraversare la barriera della placenta, raggiungere il feto e prevenire l'infiammazione fetale, una delle principali cause della nascita pretermine per la quale non esiste attualmente alcun trattamento farmacologico. In chiusura parliamo del legame tra la capacità cognitiva, la salute e la longevità. Esiste un legame tra livello di intelligenza di una persona e il suo stato di salute, con ripercussioni anche sulla longevità. In particolare sembra esserci uno specifico rapporto tra il livello di intelligenza mostrato da bambini o da giovani e la salute di cui si godrà nella vita. A Yandiri del Centro per l'Invecchiamento Cognitivo del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Edimburgo è autore di diversi studi sul rapporto tra intelligenza, stato di salute
salute e longevità. Una delle sue ricerche ha coinvolto oltre 65.000 persone che nel 1947 erano state sottoposte a test di intelligenza nelle scuole scozzesi, in modo da verificarne le condizioni di salute e la longevità. Il legame tra quoziente di intelligenza e salute è risultato inequivocabile. Abbiamo prove chiare del fatto che un livello più alto di intelligenza, rilevato tramite specifici test, risulta associato a una vita più lunga, sia per un minor rischio di malattia, sia per la maggiore probabilità di tenere comportamenti salutari, ha spiegato Ian Deary. Punteggi elevati ai test dell'intelligenza sono abbinati a un minor rischio di morire per diverse patologie, compresi ictus, malattie cardiovascolari, tumori correlati al fumo di sigaretta, malattie respiratorie e dell'apparato digerente, demenze, ferite o lesioni. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di benessere e salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.